Nazareth, c'est le lieu au monde. Nazareth è il luogo in cui cielo e terra si sono incontrati, in cui la divinità si è unita alla nostra umanità. Non è a Roma, né in Francia, né negli Stati Uniti, ma è in questo piccolo paesino di nome Nazareth che l'avvenimento ha avuto luogo. È il miglior luogo della Terra Santa. In che senso? Nel senso che è questo luogo che è stato scelto dal Signore per incarnarsi, per farsi uomo, per piantare la sua tenda in mezzo agli uomini. Non c'è stato nella storia del mondo un avvenimento più grande. È a Nazareth che tutto è accaduto, e in un luogo molto preciso, nella grotta ancora esistente attorno alla quale è stata costruita la Basilica dell'Annunciazione. Il ribaltamento della creazione, la nuova terra e i cieli nuovi cominciano a Nazareth perché è lì che l'Eterno è rientrato nel tempo ed ha cambiato il corso della storia degli uomini. È a partire da questo evento costitutivo che la Chiesa ha avuto inizio. La Chiesa è nata qui, a Nazareth. Si è poi sviluppata in maniera straordinaria a Gerusalemme, quindi a Roma e in tutto il mondo. Ma tutto risale a Nazareth. Per questo è a partire dal mistero di Nazareth che si arriva al mistero della Chiesa e si comprendono le sue fondamenta e la sua espansione, oltre a comprendere in che modo il Signore abbia voluto salvare l'umanità. Nazareth è la sorgente, è la radice. E se nel mondo intero oggi ci sono chiese e cattedrali, è perché un giorno a Nazareth la Vergine ha ricevuto l'Arcangelo Gabriele, ha accolto l'incarnazione ed ha detto sì a questa incarnazione. Perciò se Nazareth è il punto di partenza dove tutto ha avuto inizio, è del tutto logico che lo sguardo del mondo intero sia rivolto a Nazareth.